e conoscer l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. A volte abbiamo bisogno di parole che procurino scosse di vita, che ci diano la spinta per alzarci da terra e abbandonare quel torpore che spesso ci avvolge. E questo Gesù lo sa. Alla sua dolcezza e tenerezza alterna sempre anche determinazione e a volte rottura, per non confondere mai il suo messaggio con qualcosa di eccessivamente romantico o sdolcinato. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Fuoco di passione ed ardore, fuoco che elimina la polvere che spesso si annida nella mente, fuoco che scalda i cuori gelidi, fuoco che brucia la mediocrità e la superficialità dell'esistenza. Mi è sempre piaciuta da vivere questa espressione di Gesù. Mi mostra forza e coraggio. A volte abbiamo bisogno di questo per dare una svolta alla nostra vita, per non rimanere in bilico e nella tiepidezza. Dobbiamo ardere in questa vita, non bruciarci. Eppure mi sembra che ci stiamo bruciando, consumando più che illuminando. Stiamo permettendo al tempo e allo spazio di bruciare i nostri passi, le nostre scelte, gli amori e anche i sogni, per un'ossessionata convinzione di correre in questa vita. Eppure il fuoco è bello perché arde, non quando brucia, quando arde un amore che rispetta i tempi, che sa attendere, che sa rimanere a contemplare lo spettacolo del fuoco di passione. Ardere nei sogni, senza sciuparli immediatamente, ma gustarli, saper aspettare, faticarli per la loro realizzazione. Dio getta il fuoco sulla terra perché noi lo facessimo ardere, perché ciascuno potesse alimentarlo come fuoco divino e geniale che abita in ciascuno di noi. Come vorrei che fosse già acceso, dice il Vangelo, un invito ad accendere in noi quel fuoco sacro che è motivo del nostro esistere, un desiderio, quello di Gesù, che sta a noi compiere. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto, dice Gesù. Portare a termine la propria avventura, non lasciarla a metà o sospesa. Il battesimo di cui parla Gesù è il senso della vita, il sogno, il motivo del proprio esistere. Il suo è vincere la morte con la resurrezione, dare la vita per amore. Questo è il senso e il battesimo di Gesù. Ed il nostro? Fin quando non realizzeremo il nostro sogno di vita, c'è il rischio di rimanere angosciati e di portarci dentro un malessere di fondo che macchia ogni passo. Quanti di noi rimangono infelici perché in qualche modo si sono allontanati dal sogno che Dio aveva impresso nel nostro cuore? Oppure non abbiamo accolto quel senso perché ne volevamo un altro e ci siamo impantanati nell'antiamore. Incontro molte persone che vivono vite di altri e non le proprie e la fanno pagare a tutti, anche senza esserne consapevoli, scatenando una spirale di infelicità
per aver rinunciato a se stessi e al sogno di Dio per loro. Allora, credo che occorre coraggio e discernimento, e direi anche fatica, ma alla fine si può vivere una vita che ci appartiene, come ha fatto Gesù. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Questo dice il Vangelo in questa domenica. Che ad un cuore distratto e disattento può sembrare una frase che Gesù non avrebbe mai potuto pronunciare, e invece è proprio Vangelo. È una determinata invocazione al decidersi, a prendere posizione, ad andare se occorre in direzione ostinata e contraria. Troppi confondono la pace con il mettere pace, con l'annacquare i rapporti. Gesù di certo non ama i paceri di professione, e al dire il vero, nemmeno io. È come se Gesù ci provocasse sull'idea che abbiamo di Dio. Credete che io sia venuto a portare pace tiepida, come le intendete voi umani, ad essere bonario, a dare una botta al cerchio ed una alla botte? Proprio no. Dio prende posizione, sempre, a costo di creare rottura e conflitto. La vera pace è lotta, esige alti costi di incomprensione e sacrifici. E come ci ricorda Don Tonino Bello, la pace rifiuta la tentazione del godimento, non tollera atteggiamenti sedentari, non annulla la conflittualità, non ha molto da spartire con la banale vita pacifica. Sì, la pace, prima che traguardo, è cammino, e per giunta cammino in salita. E non c'è niente di più vero in questo tempo di guerre scellerate, di queste parole, come se la vera pace fosse proibita. Ecco perché il Vangelo di oggi è uno schiaffo alla nostra ipocrisia e al nostro perbenismo. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Ed è proprio così. Tutti noi l'abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita. Trovarci non d'accordo e lontani dai pensieri e dalle scelte anche dei nostri familiari più cari. Spero solo che il motivo della divisione di opinioni e decisioni fossero per i valori del Vangelo e non per i nostri capricci. Con te, che vedi dentro le fessure della vita. Con te, che sei rimasto intrappolato tra i tuoi pensieri. Con te, che non sopporti la superficialità e la mediocrità delle scelte. Con te, che nonostante il tempo incerto ti alzi ogni mattina come fosse la prima. Con te, che cerchi la solitudine come rimedio alla paura. Con te, che non fuggi mai, che non affronti mai, ma che attraversi i problemi. Con te, perché non so fare altro che starti accanto senza far rumore. Buona domenica a tutti.